C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre. Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame. Il padre si oppose furiosamente. Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì. Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò. Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa. Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa. Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente! Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi.
ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro. Si può sapere chi sta mangiando la mia casa? Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce. Che cosa pensate di fare? Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina. Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui. Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza. Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta! Poi disse a Gretel. Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no! Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno. Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo! Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità.
Con lacrime di gioia, spiego loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti. C'era una volta un re che aveva 12 bellissime figlie. Queste 12 principesse vivevano tutte insieme in una grande e bellissima stanza. Il re proteggeva le sue figlie con tutto il cuore e quando loro andavano a letto la notte non permetteva loro di uscire. Ma ogni mattina quando si svegliavano qualcosa di molto strano accadeva. Le scarpe delle principesse erano tutte usurate, come se avessero ballato tutta la notte. Il re comprava le sue figlie nuove scarpe ogni giorno. Ma i giorni successivi, dopo che le scarpe continuavano ad essere indossate, né il re né gli uomini del castello riuscivano a risolvere il mistero delle scarpe. Ma com'è possibile? Come può un paio di scarpe venire consumato così in una sola notte? Altezza, non riusciamo proprio a capirlo. Infine il re disse: chi risolverà il mistero delle scarpe delle mie figlie potrà sposare una di loro, diventare mio genero e futuro re quando io non ci sarò più. Ma ha solo 3 giorni e 3 notti per risolverlo, altrimenti passerà la sua vita in prigione. Molti giovani nel regno e anche principi di altri regni vennero al castello per il lavoro. Per giorni guardarono la porta della camera da letto delle 12 principesse, ma dopo qualche tempo nessuno di loro riuscì a risolvere il mistero e le scarpe continuavano ad essere indossate ogni notte. Infine, anche un giovane uomo di buon cuore volle provarci e così si avvicinò al castello. Lungo il cammino incontrò una vecchia signora che sembrava molto povera. Caro ragazzo, ho molta fame. Saresti così gentile da darmi un pezzo di pane, per favore? Il giovane diede tutto il cibo che aveva nella borsa alla vecchia signora. Lei fu molto felice perché gli uomini che erano passati fino ad ora non le avevano dato nulla. La vecchia sapeva che lui era diverso dagli altri. Così, in cambio, gli diede un mantello magico. Prendi questo mantello magico. Quando lo indosserai, diventerai invisibile. Quando sarà mezzanotte, metti il mantello ed, essendo invisibile, entra nella stanza delle principesse. In questo modo potrai risolvere il mistero delle scarpe. Ma fai molta attenzione. Non bere quello che le principesse ti daranno. Oh, quello è cattivone. Il giovane prese il mantello magico e andò al castello. Quando arrivò, disse che era lì per risolvere il mistero delle scarpe. Il primo giorno, quando faceva la guardia davanti alla stanza delle principesse, la principessa più grande uscì con un bicchiere di limonata. Devi avere sete? Abbiamo preparato della limonata per te. Ti prego, bevila. Il giovane dimenticò l'avvertimento della vecchia signora e beve. Così, subito dopo, gli venne molto sonno. Si addormentò e rossò tutta la notte nella stanza che avevano preparato per lui. No.
Quando fu mattina, il giovane si alzò nel panico. Avrei dovuto indossare il mantello magico ed entrare nella stanza delle principesse. La seconda notte, il giovane era di nuovo davanti alla camera delle principesse. Questa volta, un'altra principessa uscì con un bicchiere di succo in mano. Il giovane aveva così sete facendo la guardia e aspettando tutta la notte. Senza pensare, beve tutto il succo che gli era stato dato. E naturalmente, si addormentò ancora una volta. La mattina successiva, quando si svegliò, ricordò finalmente le parole della vecchia. Ma fai molta attenzione! Non bere quello che loro ti offriranno! Deve esserci del sonnifero nelle bevande delle principesse. In quel momento il re si avvicinò. 2 giorni sono passati e ancora non sei riuscito a risolvere il mistero delle scarpe. Se non riuscirai a farlo oggi, finirai in carcere e ci rimarrai per il resto della tua vita. Il re finì il suo discorso e se ne andò. Il giovane doveva risolvere subito il mistero. Quella notte, per l'ultima volta, il giovane fece la guardia davanti alla porta delle principesse. Questa volta la principessa più giovane uscì con una spremuta d'arancia. Ma il giovane fece attenzione, prese il bicchiere, ringraziando la principessa, e quando lei se ne andò, versò il succo d'arancia in un vaso accanto a lui. Questa volta restò sveglio. La notte calò e presto fu mezzanotte. Il giovane mise il suo mantello e in quel momento diventò invisibile. Lentamente aprì la porta e non riuscì a credere a quello che vide. Tutte le principesse indossavano i loro abiti da sera più belli, i capelli in ordine e le loro scarpe nuove. Vediamo se il giovane alla porta si è addormentato. Una delle principesse aprì la porta e guardò fuori. E un'altra principessa mise l'orecchio sulla parete. In quel momento il giovane sapeva che doveva fare finta di russare. Dopo che furono sicure che il giovane dormisse, la principessa più vecchia spinse il suo letto da una parte e batté le mani 3 volte. Un passaggio segreto si aprì al posto del letto. Il giovane non poteva credere ai suoi occhi. Una ad una tutte le principesse entrarono. E naturalmente il giovane le seguì. Il passaggio segreto si apriva su una scala che aveva centinaia di gradini. Mentre stavano scendendo le scale, ad un certo punto il giovane accidentalmente si avvicinò alla gonna di una delle principesse. Ah, qualcuno ha calpestato la mia gonna! Oh, sciocchezze, probabilmente sei stata tu. Quando le scale furono finite, entrarono in una foresta. C'erano alberi altissimi con splendidi rami d'argento. Il giovane prese un rametto e seguì le principesse. Dopo un'altra lunga passeggiata, si fermarono sul bordo di un fiume. Nel fiume c'erano 12 barche a forma di cigno e sopra c'erano 12 principi in attesa delle principesse. Andarono sulle barche e il giovane salì per ultimo. La barca sembra più pesante del solito oggi, come se ci fosse un'altra persona. Strano. Oh, andiamo ora, smettila! Quando attraversarono il fiume, arrivarono ad un grande e scintillante castello. E riuscivano già a sentire la musica provenire da dentro. Quando guardò attraverso la finestra, il giovane vide molte persone che ballavano. Non appena entrarono nel castello, anche le principesse cominciarono a ballare. Non si stancavano mai e continuarono a ballare. Naturalmente le loro scarpe si stavano usurando. Il giovane non sopportava più la fame. Così prese una fetta di torta dal tavolo e cominciò a mangiare. La principessa più giovane lo vide. Ehi, la mia torta! La mia torta sta fluttuando come se qualcuno la stesse mangiando! Andiamo, smettila con queste sciocchezze. Il giovane prese una coppa d'oro dal tavolo senza che nessuno se ne accorgesse. Le principesse ballarono fino alla mattina. Poi tornarono sulle barche.
Attraversarono il fiume, camminarono attraverso la foresta, percorsero la lunga scala ed infine tornarono al loro castello. Ma le loro scarpe erano ancora una volta consumate. Il giovane era molto felice di aver finalmente risolto il mistero delle scarpe. Poco più tardi, il re andò dal giovane. Il tuo tempo è scaduto. Hai risolto il mistero delle scarpe? Sì, vostra altezza, l'ho risolto. E gli raccontò tutto. In un primo momento il re non gli credette. Ma quando il giovane gli mostrò il ramo d'argento della foresta e la coppa d'oro dal castello luccicante, il re seppe che stava dicendo la verità. E così mantenne la sua promessa e gli concesse il diritto di sposare la principessa che desiderava. Il giovane disse che voleva sposare la più giovane. Le 12 principesse danzanti non erano contente che il loro segreto fosse stato scoperto. Ma il giovane e la principessa più piccola si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.